trovo all'interno del Chiostro Museo di Montalcino, dunque nella bella Toscana. Ben ritrovati con Agri Sapori, il piacere del buon gusto. Un altro viaggio, un'altra puntata, un'altra avventura, un altro percorso attraverso il mondo del vino toscano. Ma questa volta in scena andrà il Brunello di Montalcino, in particolare con l'evento Benvenuto Brunello 2013. Conosceremo dunque i protagonisti di questo mondo, conosceremo il vino, i produttori, chiacchiereremo con i colleghi della stampa e insomma, come sempre, cercheremo di fare della buona informazione. Vi invito a rimanere già da ora con noi per Benvenuto Brunello, ma soprattutto per una nuova puntata di Agri Sapori. Detto fatto, pur rimanendo nel comprensorio territoriale del comune di Montalcino, abbiamo raggiunto località Sant'Angelo, una grande realtà produttiva. La cornice è rappresentata da queste botti meravigliose, ma c'è la presenza soprattutto del conte Francesco Marone Cinzano. Parliamo di un'azienda storica, Col d'Orcia. Partiamo dalla storia, poi parliamo delle annate, sì, parliamo dell'invecchiamento, ma partiamo dalla storia? La storia, perché la storia è lunga, qui si esporta vino da secoli e il Brunello è diventato il vino più rappresentativo del territorio, questo vino che invecchia nelle grandi botti, vino che è diventato famoso per la sua capacità di invecchiare. Proprio per il fatto che più passa il tempo più migliora, più gli anni vanno avanti, più si affina e la sua reputazione è diventata quella del grande vino italiano proprio quando alcune vecchie bottiglie sono state aperte nei vari paesi del mondo, nelle grandi capitali, lì si è creato il mito del Brunello, il mito di Montalcino. Conte, che momento sta vivendo veramente il Brunello e dove può andare con il mondo che è cambiato? È quasi difficile dirlo perché siamo un'isola felice. Il Brunello è diventato talmente famoso che continua a crescere, la domanda continua a essere forte nel nuovo mondo, in Asia, nelle Americhe. E perciò ecco, speriamo che Montalcino faccia un po' da locomotiva, da traino e aiuti il resto del comparto, il resto della nostra cara Italia, a tirarsi su. Grazie.